Stavo cercando di dirlo. Non l'ascolti. Quest'uomo è un assassino, una spia. Ma perché dovresti fidarti? Ricorda il campo di cui le parlavo. Mi conosci, Matt. È stato Elon Mike, il capo di Lost Lake, a mandarlo. Ah, no, non è vero. Non ho mai visto questo stronzo in tutta la vita. Deve fidarsi di me, colonnello. Basta! Va avanti. Sto ascoltando. Le assicuro che lui è una spia. Matt, è fuori di testa. E poi non lo conosci neanche. No, Matt, si è inventato dal nulla. Eppure da quale cazzo di campo sarei stato mandato? È questo che lei pensa, che come si chiama? È tutto vero. Gli faccia scoprire la schiena. Cosa? Eh? Facci vedere. Basta, silenzio! Non lo ripeterò. Ora scopriremo la verità su questa faccenda. Non dirai falsa testimonianza contro il prossimo tuo. Capitano Curi, era l'ottavo o il nono comandamento? Non ricordo esattamente. Dimmi cosa hai visto e non mentirmi, ragazzo. Lo scoprirei. Al campo di Lost Lake ha assalito una donna. Ma che cazzo! Caporale! Lui era a torso nudo e gli ho visto un tatuaggio. Ce l'ha sulla schiena. È tipo un disegno satanico. Una specie di cane, un cane morto che spezza una catena usando le zanne. L'ho strappato da lei. Ma era ubriaco, sembrava un demonio. Chissà che avrebbe fatto. Deve crederci. Io non ho ucciso nessuno, la verità è. Mi faccia scoprire la schiena e vedremo chi è il bugiardo. Mi dispiace, colonnello, è una vera follia. Voltalo. Porti indosso l'effigie di Cerbero, guardiano dell'Ade. Appropriato per un uomo emerso dall'inferno della criminalità. Ma tu non sei Cerbero, non è vero? Deacon St. John. Non deve credere. Ti nascondi dietro il nome angelico. Io non ho ucciso nessuno, la verità è che... Ma che quel bastardo è stato cacciato dal campo, mi ascolti? E invece tu, tenente? Che strano che tu fossi con il randagio quando è arrivato l'elicottero della Nero. Non capisco di cosa parli, colonnello. Eri in un campo della Nero invaso dai mostri. Da quanto tempo ci stai spiando? Da quanto? Matt, te lo giuro, ti giuro. Altre bugie! Dai randagi posso aspettarmelo. Perché il tradimento è nella loro stessa natura! Ma un ufficiale... Colonnello! Sono stato io! Oh, sono io! Colonnello, sono io che ho mentito. Ho una radio in tasca, può guardare lei stesso. Li ho chiamati io. E poi ho mentito. Ho mentito al tenente. Gli ho detto che... mi serviva aiuto per controllare un carico. Ma in realtà pensavo di prenderla in ostaggio. Deacon St. John, randagio, mi dicevi? Qui è la Nero. Randagio, sono O'Brien. Mi dispiace. Il caporale St. John non è disponibile. Come? Chi parla? A volte... la ricerca della verità... esige il sangue di vittime innocenti. Mi dispiace, mia cara. Libera il soldato Sarkozy, giusto? Sì. E tu, Curi, chiudi in cella questo randagio. Domani alle 7:00 sarà sottoposto a processo e sarà impiccato. Tenente, chiudiamola qui. Il lavoro ci attende. Vieni. Voglio saperne di più su questo Lost Lake. Sì, signore, mi chieda pure. Tenente! Prego. In piedi. Forza.
Bene. Allora sei sveglio. Reagisci anche. L'incubo non ti ha spezzato. Ok. Perché? Il tatuaggio. Un cane morto con una catena. Non è molto comune. Sai, ho fatto qualche ricerca che ti riguarda. Non so, volevo chiarezza. L'abbiamo requisito al tenente al suo arrivo al campo. E scommetto che è tuo. Sì, è mio. E tua moglie non era, Betta. No, non lo era. Hai vagato mesi e mesi per trovarla? Sì. Mi hai chiesto perché. Molto semplice. Penso che chi passa le pene dell'inferno per trovare la sua signora non merita di finire appeso a una corda. Aspetta, aspetta un attimo. Volete aiutarmi? Ma rischiate tutti di finire alla forca. Ormai è deciso. Il colonnello ha perso la testa. Guerra santa, genocidio, è pura follia. Ok, allora qual è il piano? Andiamo a est. Sì, per arrivare a Reno. Unisciti a noi. No. Non puoi tornare indietro, ti no, spareranno a vista. No, non posso andarmene senza di lei. E devo avvertire Iron Mike e gli altri. È troppo tardi per questo. Perché? Stanotte hanno ripulito il passo di Santiam. Cosa? Un convoglio è partito all'alba, diretto a nord. Oh, merda. Sicuro che non vuoi venire? Sì, sono sicuro. Buona fortuna, dico il St. John. Ehi, Curi. La sera del giuramento ho detto al colonnello che odiavo la vita militare, ma forse non sarebbe andata così male se fossi stato agli ordini di un uomo come te. Sai, forse non è. Devo tornare a Lost Lake, verso nord. Devo salvare Boozer e salvare Ricky. Iron Mike. Non posso salvare Sara. Non posso aiutare lei, ma posso salvare loro. Boozer, mi senti? Rispondi. Boozer, dai! Sei tu? Sì, portali qui, dannazione. Eddie, porta dentro i feriti. Boozer! Sentirti, fratello. In questo momento ci saresti utile. Portateli dentro! Muovetevi, maledizione! Sto arrivando, Boozer. Ci sono quasi. Schizzo. Schizzo è lì, Boozer. Ti sta cercando. Stanno entrando dal cancello. Su, avanti! Che venga, Dick. Lascia che venga. Boozer! Azione! Ricky! Lost Lake, rispondete! Ricky! Iron Mike, rispondete! Schizzo, dannazione! Trova Iron Mike! Ricky, parla! Che succede? Cosa? Schizzo è piombato qui con un esercito. La milizia! Provalo subito! La baita! Sali alla baita! Muoviti, cazzo! Ha detto che portava provviste, che voleva scusarsi. Ha supplicato Iron Mike di perdonarlo. Ricky, non... No, non dirmi che... Oddio, Iron Mike non può! Poi è scoppiato l'inferno. Loro hanno iniziato a sparare. Riesco a trovarlo, Iron Mike, non so dov'è! Ricky! Ricky! Ah, cazzo! Ehi! Ehi! Si ritirano! Se ne vanno! È fatta! È fatta! Dov'è Schizzo? Qualcuno ha visto Schizzo? Sì, alla grande! Addosso, non fateli scappare! Dove cazzo è Schizzo? Abbiamo inviato un gruppo, ma nessuno l'ha visto. Forza, su, andiamo! Tranquillo, quello stronzo è già nostro.
Dick, grazie al cielo, andiamo. Rick, che succede? Iron Mike, gli hanno sparato. Ehi, culo pesante, ero venuto per chiederti di andare a pescare, servono provviste. L'hai trovata? Hai trovato la tua signora? Sì, Mike, è qui fuori. È qui? Sì. Sì, sai, io non ce l'avrei mai fatta senza di te. Ok, ok. Che notizia? Che notizia? Ma voglio conoscerla. Deve essere eccezionale. Se è sopravvissuta come la mia Elizabeth. Okay, okay. Tieni, Mike. Ecco. Mike, prendi questa. No, no. Non la voglio. Basta. Ecco. Tranquillo. Io mi sbagliavo, Dick. No, insieme possiamo farcela, Mike. Appena ti sarai rimesso in piedi, noi... Mi sbagliavo. Io mi sbagliavo. No, mi sbagliavo. Fai tutto il possibile. Per proteggere il campo. Ricky. Sì, sono qui, Mike. Sono qui. Mike. È semplice dirlo, ma Mike è morto. Lui voleva fermare Schizzo e riportarlo qui, e come ha sempre fatto, lo voleva convincere, ma... Ok. Sì, smettetela! Ora, basta! Non è un elogio funebre! Mike non l'avrebbe voluto! Non perdiamoci in chiacchiere, perché... Perché gli uomini che abbiamo ucciso oggi... Beh, ne rimangono altri. Molti altri. Io li ho visti. Sono stato al loro campo. E quando torneranno qui, vi faranno a pezzi, senza pietà. O ci proveranno. Se noi non li attacchiamo prima. Ehi! Ehi, silenzio! State zitti! Ascoltatelo. Iron Mike era suo amico, quindi dovete fidarvi di lui. No, hanno ragione, non posso farlo. Io non sono Iron Mike, sono solo un randagio. Va bene, allora vai. No, io non voglio scappare, senti. Ok, dì a Boozer di venire alla baracca. Ok, l'ho trovato in un bunker di survivalisti. Aspetta, Sì, sì, ci servirà un camion, grosso come un autocarro da cantiere. Dobbiamo riempirlo di fertilizzante. Nitrato di ammonio? Già, combinato con un centinaio di galloni di creosoto. Un camion bomba al fertilizzante. È il tuo piano? Oh mio Dio. La milizia ha convertito l'isola in una fortezza. Ci sono dei civili nelle grotte, ci sono operai e altri superstiti che il colonnello riteneva inadatti al servizio. E poi l'armeria e il presidio al cancello principale. Attacchiamo lì e potremmo colpire la milizia dritta al cuore. E invece Sara? Beh, lei
È nelle caverne che il colonnello chiama Arca. Ma come... come fai a sapere che i soldati non uccideranno gli altri e Sara e tutti i civili? Io non lo so, ma so che l'esplosione scatenerà il caos in ogni angolo del campo e spero di entrare e portarla fuori prima che si organizzino. Sentite, non si tratta più solo di Sara. Il colonnello ha dichiarato guerra ai sopravvissuti e ha messo in piedi un vero e proprio esercito. Iron Mike e gli altri hanno già perso la vita a causa di questo conflitto. E noi faremo la stessa fine se non colpiamo per primi. Non ho mai detto che fosse un piano. Infatti è un piano del cazzo, Dick. Sei con me, fratello? Oh, non vedo l'ora. Ok. Ma da soli non abbiamo speranze. Sì, ok, d'accordo. Se ci sono volontari, radunali all'ingresso sud. Mm-hmm. Così al momento dell'esplosione si concentreranno sul cancello principale. Ok, serviranno delle scorte. Voi siete matti. Come procede? Stai indietro. Ehi, hey, Dick. Ehi. Questo cos'è? Oh, chiedi a lui. Beh, un camion è come un carro armato. Uh-huh. Così ho pensato di riconvertire questa. Porca. Credi funzioni? Vediamo subito. Ok. Alla grande! Ora va riempito. So dove trovare il fertilizzante. Richiamo appena ho fatto. Ok. Qual è il piano? Possiamo recuperare tutto il fertilizzante che ci serve al ranch di Iron Butte. Al ranch di Iron Butte? Sì, voglio dire. Penso che a Jesse e ai suoi ripugnanti serva ancora. Una volta era un campo da golf. Ancora una zona con attrezzi, cosa erba. Fertilizzante. Giustissimo. Beh, sto andando lì ora. Quando la via sarà libera, chiamerò te e Ricky per portare il camion. Ricevuto, fratello. Qui Bose, un chiodo. No, scusa. Dick, ci sei? Schizzo. Oh, hai un bel fegato a chiamarmi. Eccoti, fratello. Ascolta. Io ho provato a impedirlo, sul serio. Che sparassero ad Iron Mike. Non volevo che finisse così, fratello. Capitano, il colonnello vuole parlarle immediatamente. Sì, sì, bene, di che sto arrivando. Capitano, chi hai tradito per meritare una promozione? Questa faccenda della milizia è una stronzata, lo sai. Fratello, devi ascoltarmi. Non sono tuo fratello, schizzo. Ok, volevo che sapessi che quando Curi ti ha liberato, il colonnello è impazzito. Ha pensato che fosse coinvolta. È uscito di testa. Se l'è presa con Whittaker. Stava per ucciderla, Dick. Dick! Sì, ti ascolto. Ma io l'ho fermato, Dick. L'ho fermato. Gli ho detto che quel veleno su cui sta lavorando potrebbe servire ad altro, oltre che ad uccidere i furiosi. Metti caso di trovare un campo nemico con una bella riserva idrica. Magari versare un gallone di cicuta lì dentro potrebbe risolvere un mucchio di problemi. E insomma, al colonnello l'idea è piaciuta. Per cui mi ha messo al comando dell'arca, perché la protegga. Ora lei fa rapporto a me, Dick. A me. Che cosa cazzo vuoi, schizzo? Fratello, volevo solo avvisarti. Stanno arrivando. Non posso fermarli. Stanno arrivando e stavolta il colonnello andrà fino in fondo. Beh, faccia pure, non fuggiremo. E quando sarà qui stavolta, troverà l'accoglienza che merita. Ehi, Dick. Capitano, il colonnello aspetta. Arrivo, cazzo, sparisci! Ehi, Dick, ascolta, io devo andare. Ma porterò i tuoi saluti al tenente Whittaker. Capitano Sarkozy, chiudo. Vaffanculo, schizzo. No, merda. Oh,
talvolta. Devo toglierli di mezzo prima che arrivi Ricky, altrimenti ce li trascinerà addosso. Ehi, Boozer, di a Ricky che servirà tempo. C'è un terreno di caccia dell'Orda davanti a noi. Un'Orda? Vuoi che io e Ricky andiamo lì? Ti serve aiuto? No, no, no! Ho già imparato sulla mia pelle che è meglio affrontarli da solo. Altrimenti ce li spingiamo addosso a vicenda. Sì, ok, va bene. Tra l'altro, Ricky dice che... Insomma, ora sei a capo della sicurezza, giusto? Quindi non dovresti, non so, restare al campo, uccidere il distintivo, dare ordini, cazzate così. Ah, giusto. Ho dimenticato di chiedere a Mike il distintivo. E comunque, ora che Mike non c'è più, potrebbero scegliere qualcun altro e mandarmi a strappare il patch. Dubito. Ehi, non che sia un problema, ma fammi sapere quando sei pronto. Ricky scalpita per entrare in scena. Boozer chiude. Regalo di Ricky. Per la moto è presto, ma posso cambiare marcia su un camion. Wow. Puoi fermarti lì. Ok. Bene. Dovrebbe andare. Ok, cosa manca? Creosoto, ti chiamo quando sono pronto. E dove li trovi 100 galloni di creosoto? Non lo vuoi sapere. Dick, sono Copland. Come andiamo? Ho un incarico per te. Cope, ehi, sì, va bene, spero solo di trovare il tempo. Dick, chiudo. È tutto in regola, puoi aprire. Forza, portateli dentro. Che è successo? Un altro attacco. Le donne sulla superstrada. Facciamo una squadra e inseguiamoli. Non guardare me non è un mio problema. Hanno preso Manny. Hai mandato Manny a caccia di scorte. Io coordino il campo, Dick, ma non impongo niente a nessuno. Va al diavolo, Cope! Ho trovato la sua moto. Provo a seguirne le tracce. Volevano fare un'imboscata sulla Santiam. Beh, me ne sono accorto. Vi conchiudo. Bomba a terra! Dick. Ciao, Manny. Non ti avrei lasciato morire. Pensaci, sei l'unico che sa rimettere a posto un carburatore. Ok, arriviamo. Lentamente. In silenzio.
fatta. Ah, Gesù. Via libera. Ho passato troppo tempo al campo. Non ho mai visto niente del genere. Già, certo. Ora però, leviamo le tende. Non ho nessuna obiezione al riguardo. Che diavolo è successo? Che ci facevi qui in giro? Non lo so. È che non partivo in spedizione da mesi. Iniziavo a sentirmi in colpa. Volevo fare la mia parte. Capisci? Qui fuori è pieno di stronzi armati, Manny. Ma pochi sanno riparare i mezzi su cui mettono il culo. Sì, già. Me lo diceva anche Cope. Per una volta sono d'accordo con quel bastardo. Quindi come la vedi? Ne usciremo mai? Uscire da cosa? Da questo schifo in cui ci si ammazza a vicenda. Manny, hai idea di quanti detenuti ospitavano le carceri prima che scoppiasse questo casino? Solo in America, intendo. Non saprei. 2,5 milioni. Se contiamo quelli in libertà condizionata, arriviamo a circa 7 milioni. Una persona su 35 quindi se ne sbatteva le palle della legge. E stiamo contando solo quelli che erano stati arrestati. Merda. Quindi, non chiederti se ne usciremo. Chiediti invece perché non c'eravamo già dentro fino al collo. Credo proprio che resterò al campo d'ora in poi. Mi sembra un'ottima idea. Puoi farcela da qui? Sì, sì. Ehi, Dick, sono in debito. Sarei morto se non fosse per te. Manny, testa bassa. Se vuoi mangiare, capito. E ora vattene da qui. Allora, fratello, mi fai morire. Dove recuperiamo il creosoto? Ti diverti un mondo a guidare quel camion. Puoi dirlo forte. Ok, vado alla vecchia segheria. Hanno un paio di cisterne lì dentro e dovrebbero contenere il creosoto che serve. La vecchia segheria? Che io sappia è invasa da un'orda. Un'orda bella grossa. Sì, questo... questo lo sapevo anch'io. Continui a volerti far ammazzare. Anche dopo aver ritrovato la tua signora. Dick! La riporteremo indietro. Boozer, no, no. Senti, posso farcela. Tu stai pronto. Ti chiamerò quando potrai entrare con il camion, ok? Deacon, chiudo. Dick? Dimmi, Ricky. Boozer dice che stai andando alla vecchia segheria. Ah, sì. E Boozer è un gran chiacchierone. È il capo della sicurezza, è tenuto ad aggiornarmi. Ricordi quando ti ho portato alla segheria, vero? Ricordi quando ti ho mostrato l'orda che la occupa? Certo, mi ricordo. Quell'enorme orda che vive, dorme e mangia lì dentro. Sì, certo, come faccio a dimenticarla. Senti, Ricky, insomma, quando ero con la milizia, loro, cioè, noi, abbiamo creato una specie di Molotov potenziata. Molotov potenziata? Sì, esatto, come del napalm. Comunque, fidati, posso farcela. Ci servi, Dick, vivo. Ricky, ascolta, andrà tutto bene. Non devi preoccuparti per me, d'accordo? So quello che faccio. Ricky? Sì, Dick. Sto solo accendendo delle candele. Ok. Sì, in realtà sono Molotov grosse e incazzate, ma hai capito che intendo. Sì, ok. Dico, chiudo. La vecchia segheria. Dovrebbe essere facile. Spero. Devo fare scorta di trappole, munizioni, Molotov e qualunque cosa possa portare con me. Sono certo che funzionerà. Ancora! Sono tutti qui?
cazzo, Dick? Mi sono perso il meglio. Yeah. La prossima volta io guido il camion e tu pensi ai furiosi. Perché no? Ok, adesso accosta laggiù. Come vuoi. Ok, bene. Ora torna al campo, ci vediamo lì. Okay. E Boozer, guida con prudenza. Cosa credi? Che mi faccia saltare in aria? Ehi, Dick, ci sei? Sì, Ricky, che c'è? Non ho ancora finito i lavori sul camion. Ti chiamerò quando sarà pronto. Grazie, grazie. Prenditi tutto il tempo. Dick, sicuro di volerlo fare? Stanno arrivando, Ricky. Dobbiamo muoverci per primi. Hai ragione. Ok, Ricky, chiudo. Dovrebbe essere tutto pronto. Sì. Ricky ha fatto questo per il volante. Guidiamo verso l'ingresso, saltiamo e addio milizia. Te la senti? La strada è lunga. Guidare con un braccio solo non deve essere uno scherzo. Non è stronzo. Boozer, potrebbe essere un viaggio di sola andata, lo sai? Meglio. Così non guido al ritorno. Certo che me la sento. Beh, perché in fondo... solo due motociclisti sono adatti a un'impresa così idiota. Come noi. Già. Quindi vogliamo farlo davvero? Sicuro, cazzo. A quanto pare verrà anche Ricky. Come va, Dick? Bella giacca, ti sta bene? Ricky, Eddie, apprezzo l'aiuto, ma io e Boozer abbiamo una cosa da fare. Si è sparsa la voce. Il tuo discorso ha smosso più animi del previsto. Te l'ho detto, non puoi farcela da solo. Sta tranquillo, non lo fanno per te, lo fanno per lui. Per Iron Mike! Iron Mike! Iron Mike! Iron Mike! Ok, sentite, il piano è questo. Io e Boozer faremo saltare in aria l'ingresso nord, così da attirare le guardie e sgomberare il cancello sud. Voi invece... seguirete Ricky! Ok? Tutto chiaro? Senti, ti chiamo quando arriviamo a te, non lo manca. D'accordo! Si comincia!
Porca troia, Buser! Oh, Cristo! Giuro che vi ucciderò! Uno per uno, cazzo! Sara, Sara! Devo arrivare da Sara! Adesso la caverna di sopra. Muoversi! Avanti! Salite e piazzate le cariche! Ho detto in fretta, cazzo! Muoversi! Schizzo. Schizzo di merda. Ora toccherà usare le cattive. Un cecchino. Sarà sulla torretta. Devo farlo fuori. Ci sono quasi. Dai coraggio, non mollare. Ricky, mi senti? Dick, li abbiamo in pugno. Ce li abbiamo. Dick. Ricky. Fateli a pezzi. Bruciate tutto. Datti una mossa. Col cazzo, vuoi che saltiamo in aria? Oh, merda, hai sentito? Sbrigati! Ecco, così può andare. Quante sono? Abbastanza. Torniamo dal colonnello, vieni. Capitano Sarkozy, a rapporto. Noi... Quanti esplosivi avete piazzato? Capitano, non c'è stato tempo di posizionarli tutti. Cosa? Dannazione! Quanti? Devo disinnescarlo. Tre. Tre, signore. Ok, cazzo. Scendo a prendere il detonatore da Winter. Tenete l'ingresso della caverna. Chiaro? Nessuno deve passare. Sto arrivando, schizzo. Sì, signore. Aspetta. Ricevuto. Non passerà nessuno. E non usate questo cazzo di canale. Potrebbe essere compromesso. Eccolo qui. Piano, piano. Ci sono. Fatto. Mi spiace, ma non farei esplodere proprio niente, schizzo. Non oggi. Allora, tenente, dov'è il detonatore? Vaffanculo, non voglio morire qui! Weaver, cazzo, sai che noi seguiamo gli ordini e così deve essere. Dove l'hai messo? Weaver, dov'è quel Cristo? Schizzo, dammelo! Non so di che cosa parli! Non... Sei figlio di un cane! Ehi! Weaver, vattene da qui! Avanti, vattene! Arrivano uomini del cancello nord, vai! Sei un ostinato figlio di puttana, vero? Ma io so cosa hai fatto, Dick. L'ho sentito dire. Hai ammazzato quei ripugnanti. Sì, li hai affogati come dei cazzo di topi di fogna. Hai fatto un piacere al mondo. Ma scommetto che Iron Mike non la vedeva così. Giusto? Sì, voglio che tu sappia che io non voglio uccidere quel vecchio. No, non volevo, Dick. Ma non mi ha lasciato scelta, cazzo. Ho cercato di farlo ragionare, ma sembrava impossibile. Non mi ha ascoltato, cazzo! Hai una gran voglia di ammazzarmi, vero? Eh? Se mi hai seguito fino a qui, sei tornato per lei? Eh? Non è vero? Sì, sei venuto per la ragazza. Ma ho una brutta notizia per te, Deacon St. John. Quando Guri ti ha liberato, il colonnello non l'ha presa bene. No, signore, l'ha spezzata, parola mia. L'ha schiacciata come un uovo del cazzo. Schizzo! Finiamola! Ora! Pezzo di merda! Ti ammazzerò con le mie stesse mani, hai capito? Oh!
schizzo. Tempo fa ti avrei solo trascinato nell'incubo. No. E lasciato i furiosi. No. E ora non lo farò. E sai perché? Perché ti strapperebbero tutti gli arti. Ma per loro non sarebbe un piacere. Zitti! State zitti! So perfettamente che sta succedendo lì fuori. Lì fuori! Fuori dall'arca! Ma quello è l'esterno. Noi siamo al sicuro. Dentro nulla può sfiorarci. Riuscite a capirlo? Dio ha eletto questo luogo. È una sorta di terra sacra. Siamo al sicuro. In questo posto. Siamo al sicuro qui dentro. Io non so quando né perché, ma ho avuto una visione. Circa un mese fa ho sentito qualcosa che non sentivo da troppo tempo, e so che molti di voi potrebbero aver vissuto questa esperienza. Credo che se solo riuscissimo... Deacon. Consegnami la pistola. Siedi. Mi lasci, colonnello. È finita, la milizia è andata. Gradisci del tè? Scommetto di sì. Sara, verseresti un po' di tè al randaggio? L'arca era la nostra sola speranza. Te ne rendi conto, vero? Al termine della purificazione, essa avrebbe rappresentato l'occasione per ricostruire. Era tutto qui, sicuro, protetto dalla grazia di Dio. Non abbiamo mai trovato un pianista decente, non è così? Ma non importa. Ben presto più nessuno ascolterà la musica. E la colpa è tua. Perché tu hai distrutto il nostro lavoro. No, colonnello, è stato lei quando ha iniziato questa guerra santa. Sa, se fossi costretto a scegliere tra voi e i furiosi, io preferirei loro, perché massacrano le prede solo perché hanno fame e non uccidono le donne inermi. No! Allestire un infermiere da campo laggiù. Ehi, c'è una grotta laggiù. Servono scorte e bendaggi. Prendi qualcuno e vai. Tu e tu, andiamo. Ricky! Eddie! Non riesci a sentirmi? Posso aiutare? Sono un medico. È finita.
Chiunque non sia rimasto ucciso o ferito nell'esplosione ha deposto le armi. Dov'è Boozer? Ricky, mi serve una mano qui. E quelli a sud, muoversi! Ricky! La gamba! Sì. Mi prego! Sangue, non posso aiuto! Per favore, dovete aiutarmi! Di cosa hai bisogno? Ehi! È rimasto qualcosa per me? Boozer. Sono in ritardo. No. Sì. No. Sono saltato giù. Che cazzo? Ero quasi alla fine del ponte, io già. No, ho sentito l'onda d'urto anche a 3 metri sott'acqua. È stato incredibile. Quindi è... Che c'è? Pensavi che mi fossi fatto esplodere? Poi chi ti avrebbe rotto le palle? Beh, io. Oh, ciao. Sorellina. Sì, è una lunga storia. Allora, so che qualcuno ti ha cercata. Cosa? Non smetteva di parlare. Ah, dagli retta, era più una sua impressione. Ricky, Eddie, chi vuole portarmi fuori da questa fogna? È tutta tua. Ho saputo che hai deciso di restare qui per ricostruire. Il colonnello era uno schizzato, ma aveva qualche buona idea. Sai, non sei il primo che me lo dice. Chi altro? Curi. Fanculo a quel bastardo. Dai. Ci ha lasciati a marciare. Saremmo morti senza di lui. In ogni caso, è ora di riprovarci senza stronzate da militari. Ehi, ti perderai il mio discorso. Beh, credo che me ne farò una ragione. Fratello. È andata. Ce l'hai fatta. Devo ammetterlo, sai. Per un attimo ho pensato davvero che fossi... morto tra le fiamme. C'è ancora troppo da fare. Stendili tutti. Sì, ci siamo. Jack sarebbe fiero. Ce l'hai fatta. Grazie a voi. Visto? Capitano cose buone e si accendi una candela. In realtà, questo sembra più un falò, ma... Sì. Già. Non ti ho mai visto tenere un discorso. Non sarà un vero discorso. Ok. Signora. Il culo. Non lo sopportavo più. Perché di colpo è calato il silenzio? Ti stanno aspettando. Dio. È il momento. So che ci aspetta un lavoro difficile. E quindi la farò breve. Io non sono un leader. Dite quello che volete, non lo sono. Ma quello... quello che abbiamo fatto qui oggi è qualcosa di grandioso. Ci siamo uniti per lottare. E non per obbedire agli ordini di un pazzo. Ma perché era la cosa giusta da fare. E indovinate? Abbiamo vinto! Vi ho visti ricostruire. Con fatica. E combattere per salvare vite. O per andare a cercare provviste. Vi ho visti sacrificare tutto ciò che avete e tutto ciò che siete. Per migliorare il mondo. Capite? Per questo resistiamo.
Per questo resistiamo. Perché se non avessimo speranza in un futuro migliore o in una vita che abbia un senso, per cosa lotteremmo? Una volta Iron Mike, lui mi disse che noi rendiamo il mondo quello che è con le nostre azioni. Eh? Cosa abbiamo fatto? Oh? E cos'altro faremo domani? Vedete? È solo il primo passo. Avevi detto niente discorsi. Mi sono lasciato prendere. Come sono andato? Non è stato male per un biker fuori legge. Un biker fuori legge? Allora pronto a partire, tesoro? Non lo so, dipende. Dove si va? Ovunque ci venga voglia.
C'è una dannata ripugnante! Vattene via! Non sono una ripugnante! No, aspetta! La conosco. Mettilo via, ci penso io. Ok, come vuoi tu. Non mi riguarda. È la tua moto? È un rottame, ma funziona. Non so quanto resterai, ma forse Ricky può dare un'occhiata. Devo consegnare delle taglie. Ok. Allora dovrei presentarti a Joe Eslin, il nostro responsabile. È da questa parte. No, grazie. Non voglio rimanere in un campo. Come preferisci. Sai, visto che sei qui, mi piacerebbe presentarti una persona. Si chiama Sara, aveva una sorella minore. Insomma, tu la ricordi moltissimo. Magari voi due potreste andare d'accordo. Mia sorella era più grande di me. Era insopportabile. Parliamo di mio fratello maggiore, Boozer. Lui, anche lui è una tortura. Non siamo fratelli di sangue, ma eravamo nella stessa banda. E ora è capo della sicurezza, dovresti conoscere anche lui. Ti ho detto che non resto. Avevo capito. Davvero, come preferisci. Vediamo, che armi hai lì? Ti servono altre munizioni prima di ripartire? È tutto ok, sono a posto. Io invece sono sempre secco. Ehi. Ciao, Deacon. L'hai intagliata Eddie? Bellissima, vero? Grazie. Ho usato un legno di sequoia che Mike teneva in camera. Diceva che una volta tranquillo ne avrebbe ricavato qualcosa come una tavola da cribbage. Cosa? Aspetta, Mike non giocava a cribbage. Ero mai giocava a cribbage. No, ma il punto è che stava aspettando che la normalità potesse tornare. Cosa c'è scritto? Ah, non guardare me, l'ho solo incisa. È un antico proverbio indù. Me l'ha insegnato mia madre e dice: i fiumi non bevono la loro acqua, gli alberi non mangiano i loro frutti e le nuvole non trattengono la loro pioggia. Ciò che i grandi hanno è sempre a beneficio degli altri. Che ne dite? Beh, viene dal cuore. Lui lo avrebbe apprezzato. Sì. Sì, se mai che fosse qui direbbe qualcosa. Qualcosa tipo che cavolo vuol dire? Vero? Sì, sì, hai ragione, mi sembra quasi di sentirlo. Ma che cavolo vuol dire? Seguito da... Insomma, che ci fate lì imparati? Il mondo non si salverà da solo per la miseria. A lavoro! Sì, vero anche questo. Forza, torniamo al lavoro. Ah, ti ho mai raccontato di quando Iron Mike ha visto per la prima volta me, Eddie, nel capanno di fronte al camino? Ah, questa è bella. Insomma, eravamo abbracciate. No, eravamo già passate al sole. Cosa? Eravamo lì e poi è arrivato Mike e ci ha guardate. Basta così. Con questo gran sorriso. Sei un pervertito, Nick. Eccoli qui. Bene. Lo voglio, amore.
Ryan, cosa ci fai su questo canale? Abbiamo provato a contattarti sul nostro canale. Ho perso la radio la notte del disastro. Ascolta, dovrei parlarti di una cosa. Ti ascolto. Di persona. Nah, scordatelo. È importante. Merda. A nord delle Cascade c'è un vecchio cimitero di pionieri. Sì, ok, lo conosco. Raggiungimi lì, ti prego. Non mi aspettavo di avere ancora tue notizie. Cos'è successo? Sono felice di rivederti, comunque. Quella notte a Wizard Island non è andata bene. Che posso fare per te, O'Brien? Devo avvisarti. Avvisarmi di questa cosa? Ti ricordi quando ti ho detto che gli effetti si evolvono? Sì, ma un furioso è un furioso. In fondo che importa? Gli effetti del virus, gli effetti che ha sul sistema nervoso e linfatico umano, si sviluppano a velocità esponenziale. I miei superiori, loro, lo sapevano. Fin dall'inizio. Per questo erano prudenti e riservati. Arrivano. Mi dispiace. Non potete fare nulla per fermarli. Ormai non c'è speranza.